Continuiamo con lo studio del ciclo di Carnot e calcoliamo il lavoro che il ciclo produce a ogni ripetizione, poi calcoleremo anche il rendimento. Abbiamo già visto che il lavoro del ciclo lo possiamo calcolare come differenza tra il calore assorbito e quello ceduto, oppure che è lo stesso, lo possiamo calcolare come somma dei due lavori eseguiti dal gas durante le due trasformazioni isoterma, l'isoterma di espansione e di compressione. Del resto, durante l'espansione isoterma, il gas compie un lavoro pari al calore che assorbe. E allo stesso modo, durante l'isoterma di compressione, il gas subisce un lavoro dall'esterno pari al calore che cede. Questo lo vediamo anche dal disegno, perché durante l'isoterma di espansione il gas assorbe una quantità di calore Q2 che trasforma integralmente il lavoro. Quindi usa questo calore Q2 per fare lavoro motore. Viceversa, durante la fase di compressione isoterma il gas riceve energia dall'esterno in forma di lavoro o di compressione, ma se ne libera scaricando questa energia in forma di calore verso l'ambiente esterno. Quindi L a B uguale a Q2 e L, il lavoro, CD è uguale a Q1. Ecco perché il lavoro si può calcolare come LB più LCD o come Q2 più Q1, perché il lavoro AB è uguale a Q2 e il lavoro CD è uguale a Q1. Allora, per calcolare questo lavoro ciclico facciamo la somma dei due lavori delle due isoterme, LB più LCD, che noi sappiamo già si possono calcolare con la formula del lavoro dell'isoterma, cioè NRT logaritmo del rapporto dei volumi, il finale meno l'iniziale. Perciò abbiamo NRT2 per il lavoro AB e NRT1 per il lavoro CD, e poi abbiamo il logaritmo del volume finale diviso l'iniziale, quindi VB diviso VA per il primo lavoro. Invece nel secondo lavoro il volume finale è il D, quindi VD diviso VC. Ma come detto prima, se per esempio il gas durante l'espansione isoterma triplica di volume, invece durante la compressione isoterma successiva trimezza di volume, cioè il suo volume diventa un terzo. E allora questo rapporto VD su VC è il reciproco di quest'altro VB su VA, del resto era scritto anche prima. VB su VA uguale VC su VD. Allora noi trasformiamo questo logaritmo in modo da farci comparire non più il rapporto VD su VC, ma il reciproco VC su VD. Come facciamo? Scriviamo VD su VC come VC su VD alla meno 1, e il meno 1 lo portiamo davanti al logaritmo, quindi questo logaritmo è uguale al meno logaritmo di VC su VD, ma VC su VD e VB su VA sono la stessa cosa, per esempio un rapporto pari a 3 oppure pari a 2,5, come detto nei video precedenti. Perciò adesso che abbiamo lo stesso rapporto VB su VA e VC su VD, possiamo raccogliere a fattor comune NR e anche il logaritmo stesso, proprio perché VB su VA e VC su VD sono lo stesso rapporto. Quindi abbiamo NR, il logaritmo di VB su VA o VC su VD, che è lo stesso, raccolti, e rimane T2 meno T1. Quindi questa è l'espressione del lavoro che il ciclo di Carnot compie ad ogni ripetizione. Vediamo che questo lavoro dipende da due cose: dipende dal, chiamiamolo, rapporto di compressione, cioè di quanto il volume aumenta durante l'espansione isoterma, VB su VA, e dipende anche dalla differenza fra la temperatura alta e la temperatura bassa. Questo è intuitivo perché il lavoro ciclico è dato dall'area racchiusa nel loop di Carnot, e quest'area è tanto più grande quanto più le temperature sono distanziate tra loro, quindi le due isoterme distanziate. Se per esempio T1 è molto bassa e T2 è molto alta, queste due isoterme si allargano e l'area del ciclo è maggiore. E poi dipende anche da quanto l'area si allarga in orizzontale, e questo è dato dal rapporto di compressione, cioè VB diviso VA, cioè da quanto il volume aumenta durante l'espansione isoterma. Se per esempio questo volume aumenta di 3 volte o di 5 o di 10 volte, l'area racchiusa dal loop diventa sempre più grande. Quindi ecco spiegati questi due fattori, T2-T1 e il rapporto tra i volumi, nella formula del lavoro ciclico. E poi ci compaiono anche le moli, perché più quantità di gas c'è là dentro e più lavoro è in grado di fare. A noi serviva il rendimento, che è indicato appunto con questa lettera che si legge eta, che è il rapporto tra il lavoro compiuto in un ciclo e il calore assorbito dalla sorgente calda. Quindi il lavoro l'abbiamo appena calcolato, lo ricopiamo, mentre invece
il calore assorbito dalla sorgente calda è uguale, sarebbe Q2, sarebbe uguale al lavoro AB, l'abbiamo già calcolato prima, NRT2, logaritmo di VB su VA, quindi lo ricopiamo sotto, poi semplifichiamo i logaritmi. E semplifichiamo NR, quindi rimane T2 meno T1 fratto T2, che si può anche scrivere come 1 meno T1 su T2. Quindi questa è la formula finale per calcolare il rendimento del ciclo di Carnot. 1 meno il rapporto delle temperature, la fredda meno la calda. Vediamo che la formula è consistente, non perde di significato logico perché la temperatura fredda è minore di quella calda, quindi il rapporto T1 su T2 è minore di 1 e quindi il rendimento rimane sempre un numero maggiore di 0 perché è 1 meno qualcosa che è minore di 1. Un altro modo per calcolare il rendimento è sempre partendo dalla definizione, ma sostituire il lavoro ciclico con Q2 meno Q1. Così come è scritto qua, il lavoro ciclico infatti è pari al calore che assorbe il gas durante l'isoterma di espansione, meno il calore che il gas cede durante l'altra isoterma di compressione. L'avevamo visto anche con questo schema, il lavoro ciclico è la differenza tra il calore assorbito e il calore scaricato, Q2 meno Q1 in modulo. Quindi partiamo dalla definizione, al posto di L0 scriviamo Q2 meno Q1 in modulo e poi distribuiamo la divisione rispetto alla differenza, otteniamo quindi 1 meno Q1 in modulo su Q2. Perciò abbiamo anche questa espressione che spesso è utile per calcolare il rendimento negli esercizi e nei problemi. Abbiamo questa e abbiamo l'altra che fa uso delle temperature.